ce la fa, birra volontà, tutti insieme al Lucia non deve diventare una vostra antagonista, ma l'esempio di come si può diventare. Volete dimagrire, volete farlo col sorriso sulle labbra? Adesso però basta, Non può mica mettersi a vedere televendite tutto il tempo, sennò la gente scappa. Addirittura. Comunque mica sta guardando le televendite, e sta guardando Lucia lui. Bella, sorridente. Peccato che non sorrida più a lui. È da parecchio tempo, eh? Sta ancora così per Lucia? Ma per forza. Lui stava con Lucia. Ma lei si era stufata da un pezzo, ma non aveva il coraggio di mollarlo per non rimanere sola. Appena ha conosciuto un altro, l'ha sganciato ed eccola là. È uno schema collaudatissimo che ha un suo nome specifico. La sgualdrinaggine. No. Sbagliato. Questa è la tecnica della liana. Saltare da un fidanzato all'altro senza mai fermarsi, per non precipitare nell'abisso della solitudine. Ma noi le cose non sono così. I ragazzi della nostra età sono tutti single, non ci sono tutti questi fidanzamenti. Vabbè, ma perché voi in Svezia fate all'amore ugualmente? Allora ti chiamo io, come al solito, Brava. Ciao. Ciao. Oh, sto studiando. Ho capito che qua non si riesce a studiare. Io me ne torno a casa. Scusa, Fra, ma perché non provi in biblioteca? Sei pazzo. Peggio dei giardini, è piena di bimbonius sessuali. Monicuccia, tesoro, come stai, bella? Anche il garage. Sì, che ci può stare. Dovevamo provare questa sera, però ci sono più le prove. Darmi da me stasera? No, Leo, mi dispiace, lo sai, devo studiare. Anche al Dams ogni tanto ci tocca, eh? Ogni volta che vedo tuo fratello e Fra che si baciano mi viene la pelle d'oca. Bene, a me invece ne viene da vomitare. Tu dici così perché Lucia... No! Sta appesa a un'altra liana. Ma dai, non dirmi che non rimpiangi quei baci, quelle tenerezze, quell'intimità. E per non parlare del rispetto, della sincerità. Oddio. Pronto, Sabri? Non lo so che era questa sera, però... No, è che c'è il funerale di mia nonna. Di sera. Perché di sera? E... Perché era sonnambula nonna. Eh sì, gli piaceva tanto la notte, tanto. È stato il suo ultimo desiderio, capito? Dai, magari ci sentiamo più avanti quando sto un po' meglio, sì. Grazie, veramente, grazie. Ciao, Ciao, ciao. Di che stavamo a parlare prima? Della sincerità? Ah, della sincerità. È parecchio meglio di quella del bar. Mm-hmm. Già. Ecco, bravi. Allora la prossima volta andate a mangiare al bar invece di scroccarmi la colazione. Senti, ma Fra dov'è? È già all'università. Ma la nuova ragazza quando arriva? Oh. Vabbè, non sai mai niente, non sai quando arriva, non sai da dove viene. Non sappiamo se è figa. Ivan, ti prego, fai qualcosa, tira di su. Sennò questa povera ragazza penserà di essere finita in comunità, guardati. Un po' d'entusiasmo, dai, su. Se non me la menate, sto bene ora. Me ne sono fatto una ragione. Oh, non so se è quella giusta. Scusa, hai trovato Lucia a letto con un altro nella posizione della mucca pazza. Cos'è che non hai ancora capito? Perché parlava in francese. Senti, ma quando tu sei entrato, no? Almeno, cioè, si sono fermati? Ah, quello sì. Per cambiare posizione. Ragazzi, io veramente andiamo a fare qualcosa. Vatti a rimettere a posto, sennò questa pezza c'ho gli amici sfigati. Grazie. Voi chi siete? Ciao, io sono Annick. Stefano. Oh. Sì.
Sono Mattia, molto piacere. Piacere, Beatrice, ma ci deve essere un errore perché mi era stata assegnata una camera da... No, nessun errore, loro non vivono qui. No. Nel senso che, cioè, noi abitiamo qui di fronte, no? Infatti, se c'è qualche volta il mare ti senti, che ne so, un po' sola, volessi... Ma io sto bene sola. Infatti la mia camera doveva essere singola, ma è evidente che si sono sbagliati. Camera singola, è la metà del 30, eh? Quasi, ma avete il numero della portineria così almeno risolvo la cosa. E no. No. Ciao, sono Ivan. Scusa, ma che ti è successo? No, è che l'hanno mollato. Cioè, si sono mollati di comune accordo, no? Però... per pochissimo lei l'ha mollato prima di lui, capisci? Mi dispiace, poverino, ma... Ce l'avete questo numero, so no? Perché no? No. Non ci crederete mai, quell'infame! Anche lei è mollata di comune accordo? Vincente ha deciso di tenere un seminario in California, così il mio appello di luglio salta e anche il mio posto allo studentato. A meno che io non dia l'esame dopo domani. Minchia. No. Ma scusa, ma non era il quarto esame che dovevi dare? Sì, ma per i miei genitori, non per l'ufficio del diritto allo studio. Raga, qui si mette male. No. Anche per me. Buongiorno. Buongiorno, signorina. Sono qui per contestare la mia sistemazione presso lo studentato di via Zanardi 33. È evidente che si tratta di un errore, perché ho diritto a una camera singola e invece mi è stata assegnata una tripla. Io le aiuterei molto volentieri, signorina, ma... Ma? Ma l'ufficio chiude alle 13. Ma sono le 13 e un minuto! Appunto, non vorrei mica farmi mangiare la pasta scotta. Tenuta un mese di tempo per ripassare e adesso mi tocca darlo fra due giorni. Io sono in panico, poi quello è in fissa con le date. Io con le date sono zero, come faccio? Ma c'è letto! Ma non lo farei mai e neanche tu se lo vedessi in faccia. Forse, ma se rischiassi di perdere il posto allo studentato lo troverei molto affascinante. C'ha assolutamente ragione Anne, che bacio a letto. Ma scusate, ma bisogna vedere se lui ci sta però, eh. Ci sta. Ehi, mi sa che l'ho scordato a casa. Non è che si potrebbe, eh? No, Mattia, niente tessera, pagamento in contanti. Che mi si è chiuso proprio lo stomaco, all'improvviso non c'ho più fame, no? Mangerei domani io. Ragazzi, c'è Bea, raggiungiamola. Anne, che quella è là perché vuole stare per i fatti suoi, eh? Però è figa, eh? Dici, non ce vado. Ma se non è di carne, di che cos'è? Di soia, ma il sapore è lo stesso. No, scusa, tu vuoi mettere con questa cotoletta? Ma forse scherzi, non riuscirei a mandare giù neanche un pezzetto. Ma perché? Non è male. Ma fa male, le fa un amico di mio padre. Ci ha fatto i miliardi e per forza non gli costano assolutamente niente. Ci mette dentro di tutto, unghie, denti, ossa, nervi. Posso? Vai. Ho deciso, ci vado a letto. Ma come, sono delle cotolette? No, con Barbuti, docente di Pop Art. Ma ho capito chi è Barbuti. È quello che ha vinto il premio Indiana Jones per il coraggio. Oh, gliel'abbiamo dato all'unanimità quando abbiamo saputo che è andato a letto con quella lì, Maria Assunta Catozzi, che sta lì al... 56 del secondo piano, stanza singola, guarda a caso. Esatto. Che memoria! Chiama Maria Assunta Catozzi, la donna più brutta del mondo. Dice che per battezzarla l'hanno chiamato l'esorcista. Però non se ne sentite. Ragazzi, c'ha gli stessi baffi di Mattia. È davvero così brutta? Se ne accorgono anche nella chat line. Mm.
ero ubriaco. La tesi contro la clonazione dei mammiferi già assegnata e 3 esami alla fine. Ormai pensavo di laurearmi entro l'anno. Poi un giorno leggo un'intervista del mio professore che si rimangia tutto quello che aveva detto fino al giorno prima e si schiera a favore della clonazione dei mammiferi. Beh, allora, ha cambiato idea. Anni che riesce a farlo anche 50 volte in un giorno. Per me non esiste. Non su una questione del genere. Ci deve essere un limite morale anche per la scienza. Non basta la vivisezione. Adesso vogliono clonare gli animali per farci dei pezzi di ricambio. Io mi sono iscritta all'università per cambiare ciò che non mi piace del mondo. Poi no? Sì. Io vorrei cambiare il calendario del campionato. Rimettere tutte le partite la domenica, perché dare la formazione del fantacalcio è diventato... Sì. Vabbè. Ma che cambiare il mondo, dico io? Io qui cambio aria se non passo l'esame. Ma dai, Fra, è solo un esame. Con l'unica differenza che non sei preparata e se ti bocciano torni a casa dai tuoi. E come Milla. Esci fuori, tesserina bella, dove stai, eh? Dove ti sei messa, che è? Di chi sei? Che se io non ti trovo, papà non mangia, eh? Ma il tuo fidanzato come si chiama? Giorgio. E cosa studia? Lui si è laureato 5 anni fa e adesso lavora nell'azienda del padre. Ma non mi va di parlare di lui, sai, sono cose un po' personali. Allora? Beh, siamo un po' sopra i valori, eh. E di quanto? Ma no, non molto. Ma allora con sta camomilla, su ragazzi, dai. Su, bevi, dai, bevi. Grazie, prego. Ecco qua. Dai, adesso vieni, andiamo a ripassare, dai. Vieni, andiamo. Sbrigati. Vedrai. Ti troverai bene con loro. Cosa mi aspetto dal domani? Il sole in faccia, no. Ma in fondo io ci spero ancora. Che tu ci sia nel mio domani. E se ti incontrerò, spero di sfiorare. Impossibile, signorina, i computer non sbagliano mai. Ah no? E allora i missili intelligenti che abbattono le scuole e gli ospedali? Non saprei cosa rispondere, non è di mia competenza. Però è di sua competenza assegnare le camere singole in base alla media degli esami sostenuti. Sbaglio? Lei non sbaglia, ma... Ma? Ma neppure i computer. Tutto bene? Sì. Se mi concentro ce la posso fare. Brava! Sai, concentrazione è la cosa più importante. Pensa che io per concentrarmi devo essere da sola in totale silenzio. Altro che biblioteca. Io non esisto. È come se non esisto. Fra, tranquilla, è tutto a posto. Guarda, ascolta. Dunque, ti interrogheranno, diciamo, intorno al mezzogiorno, magari anche le 2, no? Quindi se cominci a studiare adesso, hai un giorno pieno, giusto? Se ti metti a dormire, magari, diciamo, 3 ore,
No, 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 forse è meglio 2 ore. E non ti distrai. Guarda, io sono convinto che tu hai il tempo di ripassare tutto il programma. Ci sta provando. Ma se vado avanti così non ce la farò mai. Ma se fai così è grave. Tu invece devi crederci, devi essere convinta. Training autogeno. Tu devi respirare, no? Tu devi concentrare. Ascolta, fra, c'ho un metodo infallibile. Il risultato è sicuro. La lettura veloce. Ma chi l'è tu? Aspetta, eh. La camminata lenta, con stampella pure. Io a Scienze della Politica 2, no? Mi sono pure ingessato il braccio. E ho preso 27, non ho studiato. Adesso basta! Se non vi levate tutti fuori dai piedi, non ci sta più dentro, ok? Fra, ti giuro, guarda, non faccio niente. Fuori! No. Però devi respirare. No. Fuori! Ma se non respiri, già. Training autogeno! Hai lasciato la scuola a 14 anni per seguire il cuore. Dici di vivere per suonare, ma non ti è ancora riuscito di suonare per vivere. Dici di lavorare e che fai? Vendi enciclopedie? Ne hai mai venduta una? Per suonare, per lavorare, per vendere, bisogna pensare, determinare e insistere. Tu non usi la mente e non hai coglioni. Risultato? Zero. Adesso ti sei pure perso la tessera della mensa e pretendi che tuo fratello, che lavora e studia e dà gli esami con puntualità e profitto per tenerti il posto allo studentato, si sbatta per fartene un'altra. Ma guardati intorno, Mattia, sei un fallito. Sì, lo so, lo so, c'hai ragione. Però con la tessera della mensa come facciamo? Che sono cavoli tuoi, fratellino? Guarda, fra, raga, lasciatemi sola, devo studiare. E poi è uscita pure lei. È andata a ripassare la Lucia. No, 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 la tua Lucia. È la sua compagna del dance. Porco mondo. Ma le valigie non le ha ancora sfatte. Figurati, quella qua non ci rimane di sicuro. Ma guarda che modo di comportarsi. Vedi, il fatto che stiamo ad andare è legittimo, è nel suo diritto. Però, vedi, visto che c'è, potrebbe anche essere un po' più simpatica. Invece qua, quando parla, alla mena e basta. Ricordate la storia sul cambiare il mondo? Perché sul fidanzato? Sono cose personali. Per me, lei non ha amici. Pare proprio non sentirne la mancanza. Fra, stai ripassando? Interrogarmi? Buongiorno, mi chiamo Mattia e vorrei proporle questa fantastica enciclopedia. In soli 24 volumi lei avrà a sua disposizione una fonte inesauribile di conoscenza. La sua cultura personale è importante. No, grazie. Buongiorno, mi chiamo Mattia. Volevo proporle questa fantastica enciclopedia. Buongiorno, mi chiamo Mattia. No. Buongiorno. No. Buonasera. 1964? Vabbè, no, fra, se non sai quando è morto Andy Warhol, partiamo malissimo, In effetti Stefano ha ragione. Come se io all'esame di letteratura italiana non sapessi la data di nascita di... Come si chiama quello che ha scritto la Divina Commedia? No, raga, non c'è niente da fare. Io le date non me le ricordo. Per Butti mi massacra. Ma scusa, fatti i bigliettini, no? È vero! Perché non ci abbiamo pensato prima? È un esame orale. No, ragazzi, io le date non me le ricordo. Anche mio papà era così. Non si ricorda neppure la data del suo matrimonio. Guarda, Fra, anch'io avevo questo problema, però l'ho risolto. Ho associato ai numeri i giocatori dell'Italia campione del mondo. Sarebbe? Cioè, se mi devo ricordare è 1968, per esempio. È facile. 1 Zoff, 9 Rossi, 6 Scirea, 8 Tardelli. Qualcuno ha un Tavor? Non ne hai mica bisogno, sai. Scusa, tu non sai a memoria tutti gli interni dello studentato relativi inquilini? Sì. Non arrivano al 1968. Certo, però si tratta di un esame d'arte contemporanea, no?
Quindi tutte le date inizieranno con il 1900. Sì. Quindi 19. Che coincidenza! Quindi basta che ti ricordi gli altri due numeri e li associ ai nomi di chi vive in quella stanza. Mi sembra un po' complicato, eh? No, no, te lo dimostro. Se io ti dico 87... Bubè per Maria. Vedi? Quindi quando ti devi ricordare la data di morte di Andy Warhol, basta che ti ricordi di Bubè per Maria. Perché lo conoscevo, no? 178? Sì, brava, non ne sbagli più una. Un mito. Sì, però attenzione, questo potrebbe essere un colpo di fortuna. Dunque, sì. A quando risalgono le prime tele di Andy Warhol raffiguranti le bottiglie di Coca-Cola? Ettore Setti, che fa il DJ, sta nella 60, la risposta è 1960. Un mostro. Senta, dammi un panino. C'è crampi della fame, guarda. Quello chissà da quant'è che sta là, mese, due, eh? Non può pagare affitto. E prenditelo, però che palle che sei. E lei che mi dai quello lì, che non c'ha la pasta d'olive? E poi ci si mette anche mio padre. Voleva prendermi un appartamento qui in centro a Bologna, ma io ho rifiutato. Beh, certo. Scusa, mi sa che non ho capito. Probabilmente non aveva la jacuzzi. Queste sono cose che fanno incazzare, eh? Mio padre un bel giorno ha preso e se n'è andato via con la segretaria. Oh. Io non gliel'ho mai perdonata e da quel momento lui cerca di comprare la mia stima. Però costa troppo, anche per uno ricco come lui. Certo che con la segretaria è un po' banale, eh? Un po' più di fantasia, che ne so. Sai come al vostro coso non si comanda. Ma si ubbidisce. Mattia. Ecco. Chi di voi è Mattia Marani? Lui. Sono io, che c'è? Quindi questa tessera della mensa è tua? Oh! E lei? Grande, tu non sai quanto l'ho cercata. Ma dove l'hai trovata? Oh! Scusa, ma che fai? Oh! L'ho trovata nel letto della mia ragazza. Allora finiscilo. La prossima volta che ti vedo intorno a lei, ti sparecchio la faccia. Ti ha fatto male? Ebbene, non mi ha fatto. Porca miseria, ma sono veramente nei guai seri. Vabbè, ma adesso cosa fai? Ti lamenti? Ne avrai altre 10 almeno. Ma ho capito, ma chissà qual è la ragazza di questo. Mi piace questa. Grazie. Ah. Ragazzi, ma come lo vedete un bel minestrone, eh? Dai, fermi, non mi fido di voi in cucina. No, no. Ma che se lo mangiano? Insomma, Bea, se non mi avessi dato una mano tu stanotte, anziché dormire nel mio letto, mi toccava quello di Barbuti. Ciao, sono Rebecca. Scusate l'ora, ma sono passata prima e non c'era nessuno. Sto cercando una ragazza, c'è stato un errore con le camere e ce le hanno scambiate. Sono io. Cioè, ciao, sei tu che sei finita nella mia singola? Sì, ci stavo bene. Nessuno che ti rompe, nessuno che ti ascolta quando telefoni, ti alzi quando ti pare. Sinceramente mi dispiace di averti incontrata. A me no, così risolviamo subito la cosa. Senti, se non ti dispiace io rimango qui con i miei amici. Ma sei sicura? Sì, tanto ormai ho già disfatto le valigie, quindi... Non ci posso credere! Una singola di un 24 di media! Una singola! Che culo!